nostro lavoro è anche un lavoro difficile, ma a noi piace dire che è difficile perché è una sfida continua. Una sfida continua perché arriva un lavoro ed è sempre una cosa nuova. Oggi non faccio quello che ho fatto ieri e non farò quello che verrà fatto domani. È tutta una cosa diversa. Ecco perché questo è un lavoro che non ci si annoia mai, perché è sempre vario, cambia sempre. L'attività inizia nel 1896 e mio nonno, Augusto, ha cominciato l'attività giovanissimo e ha lavorato circa, poco meno di 70 anni, credo. Allora, all'epoca non c'era pensione, non c'era niente. E poi l'attività è continuata con mio padre, Igino, che è stato anche fondatore dell'Associazione Artigiani di Vicenza. È stato un socio fondatore. Dalla lavorazione del nonno, diremmo, che era più utensili da cucina e cose così, paioli, pentole, tegami, e mio papà l'ha un po' trasformata con delle cose artistiche, con dei lavori artistici, dei lavori un po' anche più impegnativi, diremmo, perché il cliente sa che qui può trovare un lavoro fatto come lui lo desidera e non una cosa fatta in serie, noi non lavoriamo in serie, ecco. Io ho lavorato, ho finito la terza media, ho cominciato a lavorare a 14 anni, cioè nel 1951. E ho lavorato ininterrottamente fino al 2001, che dopo ho passato al figlio la ditta. Ho lavorato per 50 anni, sarei andato avanti ancora qualche anno e poi, come è naturale, sarebbe stata chiusa l'attività, invece, visto che il figlio è stata una scelta sua, io molto volentieri ho ceduto la ditta al figlio. Sono sposato nel 66, nel 67 è nata la prima figlia, nel 69 la seconda, nel 75 il figlio che adesso conduce l'attività. Non sono mai uscito dalla casa dei genitori perché ho vissuto con mia moglie e tre figli e il papà e la mamma. Sempre, finché sono vissuti, sono sempre stati con me. Perché la casa era un po' grande e quindi ci si poteva stare tutti quanti. E poi anche per le spese, insomma, ecco, è stata anche una cosa economica perché infine era una sola famiglia, hai capito? Ci sono stati anche degli alti e bassi perché con le varie crisi che ci sono state nel 72 del petrolio, la crisi petrolifera, eccetera, il rame che aveva schizzato subito in alto era andato come in questi tempi, il lavoro era calato, era naturale e quindi non è che si poteva vivere due famiglie con il lavoro, ecco.